I fiumi attraversano vari territori e per questo per molti anni hanno avuto una gestione frammentata. Adesso c'è un nuovo strumento, il contratto di fiume, che da una parte serve ad avere una gestione unitaria del corso d'acqua e dall'altro anche ad ascoltare i bisogni di chi attorno al fiume ci vive. I contratti di fiume sono uno strumento previsto dal codice dell'ambiente e servono a mettere insieme tutti i soggetti interessati a gestire uno spazio fluviale. In buona sostanza servono ad avere una gestione unitaria e condivisa anche dei rischi dalla sorgente alla foce. I contratti di fiume in Europa si sono sviluppati a partire dalla Francia nei primi anni Ottanta, per poi diffondersi in pochi anni in molte altre nazioni, in molti casi sotto forma di processi transfrontalieri che interessavano più territori attraversati dallo stesso bacino idrografico. In Italia i contratti di fiume si stanno rapidamente diffondendo, in alcuni casi sotto forma di processi di valorizzazione dei corsi d'acqua. Oggi sono attivi in Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Puglia e Veneto. Qui esiste anche il piano regolatore delle acque, un'innovazione tutta veneta, per ora limitata alla sola provincia di Venezia. Un'altra caratteristica dei contratti è una programmazione del territorio che prevede la partecipazione ai tavoli decisionali di soggetti privati accanto alle amministrazioni pubbliche.